Amiche ed amici, tifose e tifosi del Napoli, bentrovati al consueto appuntamento, il nostro appuntamento settimanale con Napoli per sempre. Ma un appuntamento, devo dire, un po' particolare, perché al di là del, diciamo, dell'evento degli eventi sportivi che hanno riguardato il Napoli e non solo, altre squadre italiane normalmente impegnate, soprattutto quelle impegnate nelle coppe, insomma, l'attenzione generale è condizionata e attratta da tutte le vicende spiacevolissime di questa maledetta epidemia di coronavirus che, insomma, ci fa vivere tutti a vario titolo in ansia e che naturalmente ha finito col travolgere anche gli organismi deputati alle decisioni che riguardano il calcio, decisioni, devo dire, non sempre lucidissime, che, insomma, almeno per quanto mi riguarda, poi ne parlerò con i miei ospiti, hanno avuto il sapore di essere prese un po' così a macchia di leopardo, senza una strategia precisa e soprattutto univoca. Poi chiaramente partiremo da questi discorsi, da questi argomenti che mi sembrano più pregnanti e di impatto più immediato, stravolgendo in qualche modo la scaletta abituale che in genere ci porta, anche se noi, insomma, parliamo di giovedì, però facciamo un rapido excursus su quello che è stato l'evento agonistico che ha visto protagonista il Napoli. Direi gli eventi agonistici. Gli eventi, certo, perché ce ne sono stati due. Massimiliano Bonardi, colgo l'occasione per presentarlo. Buonasera. E alla mia destra anche Francesco Infranco. Buonasera a voi. Per par condicio, giustamente mi corregge, sono stati due eventi, in particolare il secondo, l'attesissima partita del Napoli contro il Barcellona. Però, ripeto, in deroga a quello che normalmente facciamo, partiamo subito da quello che sta accadendo, insomma, dal caos totale che il mondo del calcio sta vivendo, al pari naturalmente di altri comparti del paese, non solo, direi, d'Europa, del mondo. Insomma, questa epidemia di coronavirus, con tutto il carico di tensioni, di pressioni, di ansie che si porta dietro, sta condizionando pesantemente il quotidiano, direi, della intera umanità, anche di quei paesi, per loro fortuna, non ancora coinvolti da questo problema qui. Però, tornando all'applicazione, diciamo, al calcio di questo sgradevolissimo evento, vorrei dire a Francesco Infranca, per avere sull'argomento un suo illuminato parere, è che la spiacevole sensazione che nel nostro paese, almeno fino a un certo punto, insomma, i poteri forti che esistono e non sono una leggenda metropolitana, abbiano pesantemente influito sulle decisioni poi adottate dagli organismi preposti, prima di arrivare poi lentamente, molto lentamente, verso una uniformità di decisioni. Io farei una considerazione di carattere trasversale rispetto al problema affrontato direttamente. Devo precisare che non ho fatto nomi né cognomi, ho parlato di poteri forti. Mi piacerebbe poter dire che chiunque svolga un ruolo istituzionale, che sia esso dell'ordinamento giuridico centrale, costituzionale, di governo, piuttosto che limitato all'ordinamento sportivo, credo che il caposaldo del ruolo istituzionale che ricopre è la credibilità. Tanti hanno ruoli istituzionali e non hanno competenze specifiche, core competence, core ability, sono messi lì per motivi politici o, come facevi notare tu, magari attraverso decisioni trasversali, amicali, di potere. Però una volta che ti hanno messo lì, tu vendi te stesso e devi essere credibile. Il calcio italiano, nelle sue varie manifestazioni a livello di istituzioni, dunque federazione, lega, singoli atteggiamenti di presidenti, direttori, calciatori, piuttosto che, ha dimostrato di avere poca credibilità, ha dimostrato di avere poche idee, molto confuse, e dunque mi verrebbe da chiedere a costoro: c'è stata malafede, strafottenza o incapacità, nell'uno come nelle altre due manifestazioni di incapacità, strafottenza o malafede? Credo che dovrebbero andare a casa.
Il problema di fondo è che, come nella ratio della tua domanda, come nell'esegesi della tua domanda, c'è questo concetto di potere forte. Che cos'è un potere forte? Faccio un esempio senza fare nomi, come hai fatto tu nella domanda. Sono il presidente di una società di calcio che al tempo stesso appartiene a una ricca dinastia che comanda sul piano economico-finanziario. Una ricca dinastia che ha almeno 5 quotidiani nazionali nel proprio portafoglio, nel proprio brand finanziario. Al tempo stesso, poiché ho pluri-brand estremamente eterogenei in vari campi dell'economia che appartengono riconducibili però così è una così è una farsa, fai nomi a questo punto. No, perché sennò mi querelano. Ma no, ma quando mai? La casa avranno capito, dai. Dai, ma io che cosa voglio dire? Però che cosa voglio dire? Che cosa voglio arrivare a dire, Massimiliano? L'editoria, sia quella cartacea che quella online, che quella televisiva, è in profonda crisi. Se il maggior investitore a livello di pubblicità, non solo con i marchi auto, ma con tutte le altre aziende che ha, sottrae fisicamente il fatturato ad un editore, lo metti in ginocchio. È chiaro che tu non dici all'editore cosa fare, ma l'editore al tempo stesso ha ben chiaro qual è il suo compito per tenere la testata in vita, che è quello, non dico di non essere aderente a quelli che sono i principi della deontologia professionale, non mi permetterei mai. Però ragazzi, è palese che ci sono interessi importanti, interessi economico-finanziari, ragazzi, il calcio muove interessi importanti e quest'anno il CONI, poiché ci sono le Olimpiadi estive, ha necessità, dunque non solo il calcio ma lo sport nazionale in generale, quest'anno ha necessità di muovere grossi brand e interessi economico-finanziari che, ahimè, una situazione straordinaria, una situazione sicuramente che non rientra nell'ordinario, ha messo in grave crisi. La crisi è stata affrontata sicuramente in maniera un po' superficiale. Al tempo stesso mi rendo conto che, poiché è una situazione non ordinaria, fortemente straordinaria, magari chi era deputato ad amministrarla si è trovato un po' spiazzato. Massimiliano, a me pare di poter dire, ora al di là degli argomenti, no, beh, però spesi da anche il mio pensiero. Sì, ma infatti aggiungo altro. A me pare che in altri paesi, ora voglio dire senza anche sgombrando il campo da eventuale malafede qui in Italia, o compiacenza nei confronti dei summenzionati poteri forti, mi pare di poter dire che in altri paesi le decisioni siano state prese in maniera tempestiva e in modo garantista per tutti, ma quello che mi interessa sapere da te è che se tutto questo ambaradan, questa situazione veramente confusa, non finirà con l'influire poi sui risultati finali di questa stagione che mi pare sia destinata a essere falsata come mai era accaduto prima. Allora, secondo me c'è una premessa da fare importante. L'Italia, e parlo in senso assoluto, paga l'eccessiva trasparenza in una situazione di questo genere, ovvero sia aver messo in guardia nell'immediato e aver diciamo cercato di mettere in pratica tutte quelle che sono le profilassi in una situazione di questo genere, ha fatto sì che l'Italia divenisse il punto nevralgico della questione. Non a caso oggi la CNN fa un ritratto dell'Italia come se l'Italia fosse il posto da dove è partito il male, tutti i mali, da dove sono partiti tutti i mali. Invece l'Italia cosa ha fatto? Ha avuto, diciamo, sbagliando, perché poi non sempre essere troppo trasparenti poi paga, o almeno in questo caso non paga soprattutto perché non hai l'esperienza alle spalle che ti permette di affrontare un'emergenza così importante, così straordinaria, perché qua stiamo parlando di un fatto assolutamente straordinario. Però questo tu ci devi mettere una cosa, che oltre a questo, diciamo, alla straordinarietà dell'evento, c'è
cioè non c'è più il politico, non c'è più colui il quale, diciamo, viene da una tradizione politica e quindi ha una storia, ha, diciamo, in sé lo statista vero e proprio, ma si è andato avanti a provvedimenti così a tentone. Questo ha condizionato in maniera particolare il calcio, ovvero sia la quarta industria del paese. Quando c'è stato l'indietro tutta, nel momento in cui si affrontava una partita importante, si andava verso una partita importante come Juventus-Inter, che avrebbe rappresentato la situazione reale di quello che è il momento che noi vivevamo, ovvero sia, prima c'è stato il fatto, dice, signori, sì, è vero, abbiamo la zona rossa, abbiamo questo, abbiamo questo, quindi siamo stati allarmisti noi stessi, però trasparenti nei confronti del mondo. Ma nel momento in cui ci siamo resi conto che questo era un boomerang, affrontare una partita così importante davanti a 202 televisioni di tutto il mondo, quindi un target di 2 miliardi di spettatori, in una condizione così, avrebbe significato proprio la dimostrazione di un paese totalmente in ginocchio. Secondo me, io la vedo così. Quindi le pressioni non sono state a livello delle società, eccetera. Le pressioni sono venute proprio dalla politica, che non voleva dare una dimostrazione, una rappresentazione di quello che era il momento che viveva il paese così tragico. Non sarà, Francesco, che la comunicazione di tutta questa articolatissima e tortuosa vicenda è stata un pochettino impropria, più che carente, cioè, anzi forse perfino eccessiva in alcuni aspetti. C'è stata una speculazione. Io trovo che la prima cosa che... secondo me ha destato scalpore, specialmente in chi si occupa di cronaca e di veicolare un commento di tipo sportivo, perché giustamente Max, da esperto giornalista non solo di calcio, mi ha fatto una disamina globale che trascende il nostro mondo. Il primo momento in cui secondo me è venuta meno la credibilità è quando si è concesso alla caritteria di giocare con gli spettatori, di giocare partite anche in location che erano delle regioni più coinvolte, contigue, no? A quelle zone che potremmo definire russe, voglio dire. Allora una persona è lì che la gente dice, ma com'è? Una persona che non ha un grosso, che non ha grossa voglia di approfondire, una persona superficiale, certo. Una persona che vuole solo attenersi al fenomeno meramente calcistico, della strada, viene a questa persona viene in mente che ci siano solo interessi di natura economico-finanziaria, esatto. Che ci siano gli interessi dei grossi gruppi, dei grossi investitori, e che magari se il coronavirus lo becca un giocatore di B che prende 24.000 euro lordi, magari si può anche stare 40 giorni a casa e la sua squadra può stare in quarantena. Se succede a un top player o presunto tale, con tutto quello che a pioggia conseguirebbe sulle coppe europee, sulla regolarità del campionato. Vi ricordo che a maggio il campionato deve essere finito perché c'è il raduno della nazionale, ci sono gli europei, immediatamente dopo ci sono le Olimpiadi estive di Tokyo. È chiaro se che si faranno, tutto questo crea nelle persone che leggono di calcio, nelle se persone gli europei si faranno. Europei. Anche gli europei sono in gran dubbio. Stamattina sentivo che la UEFA e la FIFA, sia per quanto riguarda le competizioni per club e per quanto riguarda l'europeo, sono ancora fiduciosi. Così come era fiducioso qualche giorno fa, sentivo un'intervista del comitato organizzatore, un membro del comitato organizzatore di Tokyo, dove diceva che loro sono un paese alacre che sta lavorando per mantenere aperta la possibilità di fare Olimpiadi. Ed erano fiduciosi. Ma è chiaro ma che come dicevi, dipende tanto da loro. È chiaro, dipende da loro perché siamo work in progress. Come fai? Maggiore, stamattina ho visto i gol. Voglio sperare che ogni giorno 6.000 intossicati in Corea del Sud. Come fai a pensare di far entrare
I tifosi della Corea del Sud, non dico tanto gli atleti bene o male sono monitorati e tutto, ma fa entrare i tifosi, coloro i quali vogliono andare a vedere le Olimpiadi l'evento è talmente globale che privarlo, ragazzi, degli spettatori sarebbe appunto. No, l'unica cosa che viene da pensare è che ci siano indizi e segnali tali da far ritenere che nel giro di 2 mesi/3 mesi, insomma, l'emergenza più grossa possa rientrare, è una speranza. L'unica cosa positiva è che le Olimpiadi potrebbero slittare, perché il contratto prevede che tu entro il 2020 devi fare le Olimpiadi, quindi non necessariamente luglio-agosto. È chiaro che luglio-agosto erano la copertura televisiva, c'era lo spazio. Poi se tu lo vai a fare a ottobre e novembre vai a inficiare i campionati, vai in competizione, in tutto, i mondiali che in genere si fanno dopo le Olimpiadi di diverse specialità, insomma, e diventa un caos clamoroso. Io devo dirti una cosa, l'impressione è come se stessimo in una fase di limbo, o di preguerra, o diciamo siamo proprio già in guerra, nel senso che praticamente sta condizionando veramente la vita di tutti, tutto ciò. Assolutamente. Però volevo un attimo sottolineare una cosa a proposito dei provvedimenti, qui degli interessi eccetera. Adesso che noi andiamo verso stadi chiusi, ormai chiusi a doppia mandata fino al 3 aprile, lo si sarebbe dovuto fare subito. Sarebbe opportuno che coloro i quali detengono i diritti televisivi, visto che potranno usufruire di una platea ben più ampia rispetto al regime di monopolio, non dico scucissero qualcosa di soldi nei confronti delle società, ma qualcosa, ecco, di fare un qualcosa di simile. Perché avrebbe una logica. Ma i tifosi ormai si mantengono solo. Nessun presidente caccia soldi sui. No, aspetta, solo un attimo, della televisione. Però a favore dell'utente finale. I cassi da botteghino, le società se li portano a casa. Ma ormai è una parte di bilancio molto. Però volevo vedere se fosse successo che. Napoli-Inter oppure Napoli-Barcellona non si fosse disputata, eccetera. Volevo vedere quei 10 milioni di euro avresti Aurelio, andava a chiedere, ma avresti levato quella cosa che dicevi tu. Sono d'accordo con te, avresti privato il bambino, il padre di famiglia, la mamma, il tifoso o il semplice appassionato di uno spettacolo importante che è straordinario, come può essere straordinaria la situazione che stiamo vivendo sul piano quotidiano, perché il Barcellona non lo vedi tutti i giorni, perché un Napoli-Juve da livello top level lo hai visto negli ultimi anni, ma magari quest'anno non era. Sono d'accordo con te, avresti levato innanzitutto qualche cosa, privato di qualche cosa una platea, ma avresti dato soprattutto un segnale di flessibilità, un segnale di aggregazione, perché il problema di questo paese è che queste manifestazioni ci dimostrano quanto siamo disgregati, quanto si sia approfittato di una cosa così tragica per una speculazione politica, per tirare l'acqua al mulino del nord contro il sud. Abbiamo visto titoli e cose vergognose ed è una dimostrazione veramente di un paese disgregato. Questa è una cosa, devo dire, molto spiacevole, perché mi pare che siamo passati in brevissimo tempo da una condizione, direi, di verginità rispetto al problema di coronavirus a essere invece ramenditati come i cinesi d'Europa. Ed è una cosa, è un po' la figura del discorso della CNN, dicevo prima, è una cosa veramente vergognosa. Piacevole e vergognosa. Vabbè, allora chiudiamo un attimo questo argomento e facciamo il passo indietro che avevo promesso di fare ai nostri amici all'ascolto. Torniamo un attimo al calcio giocato. Napoli, in particolare il Napoli in versione torero, no? Ha matato
un toro che per la verità mi è sembrato più somigliante a una mucca, Francesco. Si sapeva, ci sono difesi insomma molto bene, ma sì, ho visto un calcio retro, è bastata un calcio estremamente da parte, poco più che diligente. E sai la cosa che mi ha fatto più tristezza qual è? Che nonostante Belotti non si sia mai reso pericoloso, mai, nonostante loro avessero giocato abbassati fuori la loro area di rigore, arroccati, lasciando il povero Belotti a 80-90 metri con Zaza tra le linee a fare da sponda per allungare la palla, Belotti non ha calciato mai in porta, ha fatto da solo una partita tatticamente devastante, ha fatto la guerra con Maximovic, ha fatto la guerra con Manolasso, di una correttezza enorme, sempre però a fare a sportellate, sempre a provare a tenere sulla squadra, a provare a fare salire i centrocampisti che si buttassero dentro, un'espressione proprio un poveraccio che si vedeva, sì, poi diceva, ma quando, guarda, quando della serie, ma dove sono capitato, però, per dirti che secondo me dov'è la mia squadra, il Torino ha fatto un gioco veramente datatissimo, però in questo gioco datatissimo uno dei due centranti della nazionale ha palesato caratteristiche di sacrificio, di cognizione. Che si conoscevano poi da me piace tanto. Sempre stato un giocatore di questo tipo. Stiamo state facendo uno spot pubblicitario, un giocatore tanto che è nel mirino del Napoli. Ma non mi sarei per me, non ho fatto questa divagazione in termini di mercato per denigrare eventualmente i nostri o quelli che pare abbiamo già preso. È chiaro, però per il calcio di sacrificio che stiamo facendo adesso, Di grosso impegno mentale oltre che fisico, un giocatore che getta il cuore, un giocatore da cuore d'oro. Il Torino ha durato 5 minuti, 3 minuti iniziali e 2 minuti finali. Questa è stata dove però poi ha segnato Conardi, è piccante nelle sue, è un cazzino. Probabilmente se aggiunge qualche minuto in più all'inizio e alla fine è nel vero. Ragazzi, però io dico che non arriviamo a doppia cifra compreso il recupero. Però fermi tutti. Però nonostante tutto questo poi alla fine ci ha messo dentro quel golletto. Che insomma, vabbè, il golletto che è l'unica di una responsabilità di Ospina. L'unica sì, però là è collettivo. Di tutta la si vede l'errore di Ospina, ma è collettivo perché quando Eder a parte si mette davanti a Insigne trotterella, e quando lo vede partire, sì, ma c'era anche l'atteggiamento. Fabian sbaglia la postura, il terzino a destra parecchi, si addormenta un po'. Però c'è stato anche un atteggiamento generale. Bravo, una domina generale perché ormai si era capito che il Torino non faceva male. Comunque il gol è costato, ripeto, gli ultimi 3 minuti ha dovuto fare la guerra a tutti quanti noi. Per rimanere sull'argomento Belotti, che poi naturalmente chiudiamo, ripeto, io ho detto, ma credo che non sia un mistero per nessuno, che sicuramente è un profilo che piacerebbe a Napoli, poi sul fatto che sia possibile prenderlo e tutto il mercato ha talmente tanti, però attenzione, Petagna come merce di scambio, bravo, e non è casuale, ragazzi, il Torino lo voleva Petagna a gennaio, non è solo il fatto che Petagna possa essere una importante merce di scambio, è anche il tipo di giocatore che Petagna è, cioè diciamo Belotti è un Petagna che segna di più, che vede di più la porta, però per Petagna caratteristiche più dinamico, anche molto più dinamico, anche più giovane, anche per struttura fisica è Petagna più giovane, anche più giovane, sì. Dopodiché però stiamo parlando di quei famosi centravanti che, come diciamo, Gelo, fanno reparto da solo e fanno la guerra contro tutta la difesa, fanno salire la squadra, prendono calci di punizione, danno una mano attraverso questo tipo di atteggiamento anche a centrocampo e difesa, tutto quello che Milik non c'è, esatto, l'antitesi di Milik. No, sai che cosa io invece vorrei piuttosto che parlare male del polacco, che a me non piace personalmente, ne abbiamo parlato spesso sia in trasmissione che in telecamera, io ne parlo sempre di caratteristiche, quello che potrebbe essere funzionale se tu hai tanti centrocampisti che si buttano dentro come Zelischi, come Fabian, avere un giocatore come Belotti che tiene palla, copre, interpone sempre il corpo tra l'avversario e la palla, la copre bene, non la scopre mai, e i centrocampisti, le mezzali si buttano dentro appoggiando al metodista, cioè subito palla avanti, una spizzata a Mertens che ma no, oltre che la spizzata è il classico gol che ci ha fatto il Barcellona, esatto. Semedo ha temporeggiato, palla avanti, palla dietro su Busquets, palla dentro sul taglio backdoor, tre tocchi e ti mettono in mezzo. Allora tu immagina farlo
non solo con tutti i centrocampistini e gli esterni che c'hai dai piedi buoni, frizzanti, che si buttano dentro. Tu immagina un giocatore ritrovato come Fabian, un sempre giocatore stato, ritrovato come, io parlo sempre in termini teorici, oggi, un giocatore ritrovato come Zielinski, sempre più vicino a quell'idea di giocatore alla De Bruyne, con un giocatore come Belotti che ti copre la palla, non te la scopre mai, magari ci butta lui dentro, poi la dà e poi viene dentro. Poi vuoi mettere con l'entusiasmo che con cui potrebbe venire Belotti. Pare da quello che si dice in giro che Milik non sia contento delle offerte proposte dalla società. No, lui ha chiesto parecchio. Io dico, parlo sempre al condizionale. Invece nemmeno i 50 milioni di... Se lui ha esigenze, la verità è che oggi una clausola di 50 milioni, tu con 50 milioni hai preso Lozano, che è un giocatore del tutto diverso, e oggi con 50 milioni non prendi un centravanti posizionale, che possa essere uno da 30 gol o da 15 che fa il campionato importante e ti arriva a 25, oggi con 50 milioni non prendi niente. E dunque lui vorrebbe, nella sua idea, ed è quello che penso di aver capito io, vuole il rinnovo, vuole una cifra importante, ma vuole una clausola tale per effetto del quale, nel caso in cui l'anno prossimo lui facesse il botto, poi tra due anni una squadra importante di Champions lo potrebbe portare via in un campionato più importante, con una squadra più importante, con tra virgolette un tozzo di pane, perché ritornando a quello che dicevo, 50 milioni per un centravanti su poco. Ma così è tutto a favore tuo, e penso che non va bene. Permetti un attimo. E con questo, tutto questo discorso serve a Milik per, diciamo, avere quella certezza di essere un giocatore importante sul quale la società voglia puntare. E tu hai toccato un altro argomento, la seconda faccia di questa medaglia. È Se una società accetta tutto questo, vuole puntare su di me. Ergo, a questo punto io non mi guardo intorno. Max trova sempre la parte oscura del dibattito. Questa qui è una situazione chiaramente in figlia di divenire, perché è chiaro che però adesso, devi risolvere adesso, se no l'anno prossimo ti ritrovi nella stessa situazione con cui ti sei ritrovato con Mertens e Cagliari, con un giocatore scontento. Non è solo questo, se la posso dire tutta. Io credo che la faccenda dei rinnovi, che devo dire Milik a parte, mi pare stia prendendo una piega molto interessante e molto favorevole a tutti. La stessa idea di farlo è produttiva, è funzionale. Esatto, anche quello. Cioè, mi pare che si vada verso la direzione di trovare un accordo con tutti quanti i giocatori in scadenza, quindi sai, che poi rimangano meno, un altro discorso. Il mercato ha tanti vincoli. Esatto, Maximovic, la premessa Mertens, però è la certezza che possa rimanere Gattuso. Io di questo sono certo, personalmente. Perché credo che come al solito l'allenatore si sceglie la squadra e si sceglie certi giocatori. Quando si trova un blocco che è sempre lo stesso, al limite che forse con i rinnovi eccetera, forse con una motivazione in più, però probabilmente poi si trova dei giocatori che non confanno a quelle che sono le proprie esigenze, allora lì io credo che la premessa fondamentale è: Gattuso resterà? Io penso di sì. Non so, Francesco, a me pare che i segnali vadano in questa direzione. Sembra di sì, sembra anche che prossimamente ci sia un incontro fra Gattuso e il Presidente. E il Presidente, quindi... Non mi sembra ben calendario, perché... E non c'è dubbio che il rendimento del Napoli sia cresciuto in maniera esponenziale, plateale, vistosissima da quando c'è Gattuso. L'anima che mancava, ragazzi. Dopo un momento iniziale, poi è chiaro, il Napoli è migliorato sul piano fisico, sul piano tattico, naturalmente anche grazie agli innesti di gennaio, per carità, va bene così, diciamo questa cosa. E vedi, non è neanche casuale che il Napoli abbia fatto finalmente un mercato vero, intelligente a gennaio, mi pare l'unico della gestione De Laurentiis, perché
Qualcun altro che era venuto a gennaio mi sembrava un giocatore da presa in giro. Ma insomma, se figli Reggini e Grassi mentre ti stai giocando lo scudetto, per non parlare dei tempi lacrimini, no, ma senza andare, no, lascialo stare lacrimini a livello di B e di C, è un bel giocatore, senza andare così lontano. Allora, ma io ti sto dicendo ora, cioè tu ti stai giocando lo scudetto e a gennaio prendi Reggini e Grassi, due giocatori, mentre il Milan nella stessa situazione prese Cassano, e Cassano e vinse lo scudetto, vuol dire che insomma l'allenatore si sente preso in giro. Vabbè, detto questo, non è accaduto e come dire, rendiamo merito anche a De Laurentiis, che spesso critichiamo in questa trasmissione, ma stavolta insomma ha ascoltato, mi pare, i consigli, i suggerimenti, gli spunti dell'uomo della partita, Pasquale, che mi fa pensare che tra i due ci sia un certo, credo, feeling. Che un merito importante in questa tra virgolette rinascita o riscoperta di nuove ambizioni debba essere anche dato a Giuntoli, che pare sempre che sia il Richelieu muto. Lobotka è una sua intuizione, è una intuizione avuta già in precedenza sul suggerimento di Hamsik. A volte che si parla 2 anni, sono 2 anni che però vedi, l'idea di consentire al direttore di fare operazioni sue piuttosto che subordinarle sempre alla firma in calce del commercialista che deve far sposare le esigenze economico-finanziarie che sono doverose di una squadra che non ha un gruppo industriale come proprietario, come altri, dicevo, le esigenze economico-finanziarie con quelle più strettamente tecnico-tattiche, Giuntoli da questo punto di vista riesce a dare un galleggia, sì, perché poi, bene, e poi certo, devi comunque tra virgolette combattere con un presidente che magari lui gli dice prendiamo Tizio e lui dice no, ho idea di prendere Caio perché magari è giovane, magari siamo già un po' coperti in quel ruolo, però poi potremmo fare una plusvalenza da reinvestire. Sono operazioni a largo raggio che il tifoso, l'ha detto ai lavori, difficilmente apprezza nell'immediatezza, dice caspita, lui viene già 10 esterni, prendi l'11esimo e per farle parte del giovedì. Nemmo invece farina del sacco di Gattuso, perché Gattuso già l'anno scorso lo voleva. Però è anche vero che questo giocatore, per chi segue, io lo conoscevo poco, però è anche vero che questo è il metronomo dell'Ipsia, che se l'è cresciuto, se l'è preso quando facevano la B, e stranamente da quando lui è andato via la Red Bull ha iniziato a bere il metronomo, alla fine tu levi, non è che levi un tassello dal centrocampo, levi il fulcro nevralgico su quale gira tutta la giostra, che è un po' più sottile. Abbiamo ripetuto tante volte in questa trasmissione, però a caso dire ripetita Juvent, abbiamo fatto più e più volte, e magari quando tu non c'eri, l'esempio di Ciccio Romano, che non era Rivera o piuttosto che Suarez, avendo giocato con Rivera, ma che quadrò un centrocampo che era forte di suo perché c'erano elementi importantissimi, ma che mancava di quel profilo, un giocatore magari che si nota poco ma che si sente molto poi nell'economia del gioco, della manovra, dei tempi di gioco soprattutto. Demme fa questo, Lobotka lo fa in maniera diversa, secondo me complessivamente forse anche meno brillante, ma va bene così. Però c'è, cioè, non dimentichiamo, si destreggia con i due piedi, no, assolutamente, comunque alla causa adatta, bruttino a vedersi perché fisicamente sì, non è proprio un atleta di quelli che ti fanno innamorare, ma insomma l'importante è poi il risultato. E non dimentichiamo Lobotka, che sono stati onomatopeico, sì, la botte. Vabbè. A Napoli si usa puttazzella, diciamo, so, proprio in vernacolo. Però c'ha dei buoni piedini, perché il trasferimento tattico, anche ai 10-15 metri lo fa con entrambi i piedi. Senso tattico, partecipazione al gioco. A me piacciono i giocatori che, come dire, dimostrano di avere personalità, soprattutto in quel ruolo, dimostrano di avere personalità, cioè si fanno sempre vedere dai compagni. Cioè, sto qua, datemi la palla, sempre in diagonale, datemi la palla, se la fa scaricare, la anche io, se la deve giocare a specchio, perché magari la continui a non forzare per 5 il calciatore, per il calciatore che ha il pallone in quel momento è un aiuto. Cioè, è un punto di riferimento, dice mamma mia, se io mi vedo arrivare due che mi vengono addosso, sono subito a dove sta. Allora, per rimanere a tempi recenti, io ho scomodato il paragone di Ciccio Romano, che Maradona chiamava la Tota, come dire, Maradona sempre con la civetteria, con quel suo modo di fare squadra, di fare gruppo, che in cui era, è stato ed è, rimarrà per sempre impareggiabile, diceva Ciccio è più importante di me.
voglio dire, che insomma era una cosa un blasfema, ma assolutamente lui in questo era straordinario, dando l'importanza e egocentrismo calcistico. Esatto, lui in questo era straordinario. Adesso noi, in tempi invece più recenti, abbiamo avuto Jorginho, che sicuramente con maggiore classe e forse anche maggiore dinamismo, però esattamente faceva quelle cose lì, ricopriva quel ruolo in una maniera, secondo me, fantastica, ed era perfetto per il gioco di Sarri, cioè di una squadra che si muoveva in 20 metri. Io ho sentito tante persone parlare di calcio, sì, è bello, piace a tutti noi, ognuno di noi pensa di farlo con una certa competenza, però a me è capitato quindi sentire ma Jorginho però non fa i lanci. Non hai scaricato la palla più di 5 metri. Poi a volte verticalizzava pure, ma non era Suarez, la grande Inter di Herrera. Napoli non giocava così, giocava in 20 metri, quindi va un tocco veloce, faceva girare. Vabbè, comunque, il giocatore che io personalmente, a me piace il giocatore. Così tanto l'imbucata la faceva, però. Come no, l'ho detto. No, la verità, pure. Secondo Pasquale, sai qual è che tu devi prendere, come diceva Max, secondo il diktat dell'allenatore, ma devi prendere quello che è funzionale. Esatto. Allora, al Napoli non serviva un'altra mezzala fortissima che si buttasse negli spazi come potesse essere Bonaventura piuttosto che un altro, ma ti serviva il geometra che facesse, tra virgolette, ma in senso speciativo, il compitino. Tu prendi, perché tu già hai tante mezzali dall'estro, dal basso, io rimango, e dal calcio sconcertato, lo vedevamo tutti. Tutti lo vedevamo, di questa cosa non voglio parlare, lo vedevamo tutti. Erano due anni che lo vedevamo, abbiamo detto da gennaio dell'anno scorso lo vedevamo. Allora, diciamo che c'è stato, secondo me c'è stato un blackout decisionale e anche comunicativo tra tutte le componenti. Io ti dico, io sono convinto che lui lo volesse, e tanto è vero, si parlava di Veretout. Poi dopo non è venuto perché probabilmente potrebbe venire di nuovo qualche altra situazione, ma io sono convinto che Ancelotti lo volesse per tu. Diciamo che è storia ormai, Ancelotti ormai è... A me se non concesso che fosse come dici tu, questo non lo assolve, perché lui ha sempre detto che la squadra non va bene così com'era e che lui non aveva bisogno di quel tipo di giocatore in quel ruolo. Quindi, come dice il nostro direttore Liberato Ferrara, stasera assente ma che salutiamo, in questo modo lui non faceva l'aziendalista ma faceva il paraculo, che sono due cose un po' diverse, scusate il francesismo. Bene, allora mi voglio soffermare ancora un po' sul golletto che il Napoli ha preso nel finale, perché è una piccola, neanche tanto piccola, una patologia che, sulla quale Gattuso sta lavorando molto, ma che ancora non è riuscita a guarire, cioè, e devo dire, c'è anche una combinazione di sfortuna alla quale io non mi aggrappo mai per carattere, però effettivamente giochi una partita perfetta, fai un errore, prendi gol, è capitato con Barcellona e ci può stare, è capitato perfino con Torino e dopo l'Inter. Ci sei fatto da solo due gol. Lascia che loro te li fanno comunque, che in quel momento erano, ma non c'è bisogno di aiutare, però voglio dire, in quel momento. Quindi, secondo me, bisognerà in campionato, bisognerà continuare a riflettere su queste cose, ma mi pare che Gattuso lo stia già facendo, perché lo dice Gattuso, devo dire, è molto diretto, è ancora un po' calciatore, è bravo, abbastanza, non un po', ma si vede anche, io non ho avuto l'opportunità di vedere gli allenamenti, diretto, si vede come dice, segue gli allenamenti, dice le cose dinamico, così come vengono. Poi una cosa che mi ha colpito, che lui fin dal suo arrivo a Napoli ha sempre detto che non avrebbe mai messo in discussione il lavoro e l'operato di Ancelotti, però mi pare che dalle cose che dice traspaiono sempre delle critiche indirette a quello che Ancelotti ha fatto e soprattutto non ha fatto, diciamo, a quello che lui ha trovato di mancare. Esatto, però con eleganza lui poi evita di... Allora, tornando al francesismo tuo, ciò che medica. Bravo, e anche questo. Noi spesso utilizziamo espressioni che sono tipo gergali dei dialetti dell'alta Italia, esatto, ci fate caso, esatto. Ci piace così perché abbiamo un concetto dell'Italia che è un paese unico, anche perché Facebook va in tutto il mondo, quindi certo, insomma è un modo o un altro. E invece un altro vulnus sul quale poi anche bisogna lavorare è quello della capitalizzazione delle tante occasioni che il Napoli crea, perché torniamo a bomba al problema, bravo, del centrale. Perché se tu costruisci una partita 4-5 occasioni, ne fai una / due, poi becchi il golletto nel finale, sei costretto a soffrire.
Ma se tu sei a 10 minuti dalla fine 4-0, se becchi il golletto non se ne accorge nessuno. Trovo che questo sia un problema che in qualche maniera passa sottordine perché? Perché se analizziamo solo ed esclusivamente le cifre, le statistiche, che vanno sì lette in maniera settica, ma a volte vanno anche interpretate, Milik ha una percentuale di realizzazione rispetto ai minuti giocati altissima e tutto a suo favore. Cioè questo fa un gol ogni partita e mezzo rispetto al minutaggio. E ai due però molto meno dell'anno scorso. è perché chiaramente quest'anno sta giocando con più continuità, è tornato dall'infortunio lo scorso anno, sta giocando con continuità facendo meno realizzazioni. Il problema però è un altro. Il problema non è quando fai la match analysis, non è quante volte tiri in porta, ma è quante volte tu ti rendi pericoloso con il tuo movimento situazionale, con la sponda, con l'effettiva efficacia nei 16 E metri. Magari tu non partecipazione. calci mai a porta, non calci mai in porta, fai 10 volte un movimento a mezzaluna che libera le spalle della linea avversaria, alla mezzala che 10 volte si trova davanti al portiere, 5 volte ti fa gol e metto 5 imbucate. E non è così semplice. Il problema di Milik è che Beh, quante volte poi anche c'entri lo specchio della porta. Esatto, Anche quello. l'efficacia non è solo che tu sei lì e fai a sportellate, come dicevamo Berberotti. L'efficacia è globale. Il problema di Milik è che dà sempre l'impressione di essere un po' avulso dalle caratteristiche che la squadra in quel momento necessita. Cioè lui sul piano morfologico è un animale che potrebbe fare a botte anche con Ma non lo fa. Ibrahimovic. È uno che rifugge dal Non lo fa. contrasto perché vuole lavorare con la Esatto. tecnica. Parlavamo lunedì nella trasmissione È così. che c'è stata un'azione sul lato dove lui, piuttosto che puntare faccia alla porta, uomo contro uomo, il difensore, ha provato a fare la rullata accarezzando il pallone. Gli è scappata, il Torino ha riconquistato palla. Questo è sintomatico di quello che è Milik. Milik è un giocatore con la morfologia del centravanti Di posizionale, sfondamento. Casiraghi, piuttosto che Petagna, piuttosto che Belotti, piuttosto che. Ma con Però non utilizza la fisicità. l'idea del coup de théâtre alla Ibra. Ibra è un Ibra coacervo particolare perché ha è fatto unico. arti marziali da bambino, perché la capacità propriocettiva e la capacità coordinativa condizionale di Ma ha fatto adattamento proprio e a botte da applicazione. bambino. No, ma non è Lascia perdere, non paragonabile. essere cattivo. La capacità Non è coordinativa paragonabile di Ibra. adattare e Nessuno. combinare determinati movimenti Quartiere di che ti danno Mauro le dove arti sta marziali, era quando lo fai da bambino, ti crea una capacità coordinativa che spendi in altre discipline. Milik non ce l'ha, ma Ibra è No, è unico. unico nel È un po' come, suo tornavamo, il professor Dal Monte, quando preparava la Maratona per i mondiali, diceva che aveva un fisico strano, perché aveva magari il fisico del quattrocentista, dunque correndo con il culo basso, con le gambe un po' piegate, ma aveva la capacità di sviluppare potenza nei primi 30 metri, come un centometrista, che è un'aberrazione biologica, ma infatti quello era un unicum. Adesso non voglio dire che Milik sia unicum in negativo No, o per Ibra carità. un unicum in Ma stiamo positivo, parlando di due però esempi che effettivamente non cioè, sono tu paragonabili ad altri, ecco. metti un centravanti Sì. come era una volta Carnevale, era uno che dava una mano alla squadra. A un certo punto Bianchi lo adottò, non Sì, dico gli come faceva il centrocampista, ma quasi. mediano d'attacco, la Però fascia. Lo il Napoli di oggi ha necessità trasformò. di un giocatore che fa le cose che fa merda, cioè si apre sui lati e lascia vuoto lo spazio centrale, Per l'inserimento dunque si buttano delle dentro i mezzali, certo. centrocampisti, viene a giocare sul lato per creare gioco in coppia o addirittura una triade in fascia con il centrocampista di lato e col terzino. Queste cose Milik le fa anche bene, ma se tu svuoti con quella fisicità l'area di rigore, non si buttano dentro le mezzali. Quando metti la palla dentro, chi dovrebbe fare gol? La diagonale dall'altra parte, Mario Rui? Mi sembra È un po' difficile. difficile, ti fermo perché siamo in chiusura. Perdonatemi se mi sono No, rubato il figurati, posto. la disamina tecnico-tattica era Ci sta interessante tutto. e credo che sarà stata anche gradita da chi ci ascolta. Molto brevemente, Massimiliano. Allora, sì, andiamo verso un weekend dove Dove il Napoli si riposa. non avremo il Napoli, ma avremo tutta una serie di recuperi. Come e quanto, secondo te, questi recuperi potranno in qualche modo muovere la classifica e determinare un pezzetto del Allora, per cammino quello che verso riguarda il il traguardo Napoli, finale. la cosa principale è che il Verona giocherà contro la Sampdoria. Il Verona ha 6 diffidati.
per cui qualcuno potrebbe essere, diciamo, beccarsi il cartellino, e quindi il Napoli si ritroverebbe a giocare contro un Verona a Verona, contro una squadra che obiettivamente è la vera rivelazione dell'anno, sì. Se guardiamo, diciamo, quelle che erano le prospettive iniziali, sì, da parte, sì, della squadra. Invece, per quanto riguarda, aspettiamo questo Juventus Inter come, diciamo, con grande curiosità. L'Atalanta si riposa. Atalanta spettacolo. Quando non si riposa, da 7 frecce a 5. Atalanta si riposa. Spettacolo. Io sono innamorato dell'Atalanta. Anche io. Innamorato, confesso, dell'Atalanta. Confesso, perché è una squadra che mi fa divertire quando vedo le sue partite. E leggo anche che Gasperini potrebbe tornare a casa sua dopo il partito. Qualora Sarri dovesse fallire la stagione, no, Sarri per me gioca Gasperini. Io penso che non è ancora da considerare. Vedremo. Secondo me nulla è certo perché in questo momento è tutto in ballo. Io parlo di sensazione. Vediamo, non sensazione. La mia sensazione è che Sarri sta fuori. Quindi Juve non è più la Lazio, anche sì. Non è nel cuore la Lazio, anche credo si che neanche la squadra lo ami. La Lazio anche si riposa e la Lazio pure è una squadra, diciamo, che sta andando per la maggiore. Credo che a questo punto sarà importante vedere le squadre che in questo momento lottano con il Napoli, ovvero sia Milan, la Roma non dovrebbe giocare. No, la Roma non gioca perché ha giocato. Quindi Milan, poi il gruppo è quello, sì, Milan, sì. Bologna, Bologna manco gioca, Milan, Verona, il Verona sta lì, certo. Quindi queste squadre perché in questo momento è chiaro che con un'Atalanta così lanciata, l'idea della Champions per il Napoli resta una chimera. Molto rapidamente su Sarri, però ti aggiungo una piccolissima cosa che ti prego di utilizzarla però in maniera molto veloce. Lui ha detto che Gasperini potrebbe andare alla casa madre. Io credo che invece, che se dovesse andare via Sarri o Zidane, prendo Inzaghi, io credo che la Juventus cercherebbe almeno di puntare ma non più sull'allenatore operaio proveniente da una provinciale, sia pure di lusso. Credo che a loro sia bastata questa esperienza. È una mia idea, posso sbagliare. Io invece mi riallaccio a quello che dicevi tu poc'anzi, che lui è già out dal progetto, e questo essere fuori dal progetto è palesato da tutte le componenti, certo. Innanzitutto quella dei giocatori. Secondo me sai dove possiamo vedere se veramente lui per primo è consapevole che a fine anno non sarà più l'allenatore di questa squadra, anche se dovesse vincere lo scudetto, se fa giocare Chiellini con lui. Chiellini è un giocatore da una... Se fa giocare Chiellini con lui. E leva dell'altro. Chiellini è un giocatore che si è spaccato la gamba, ha un fisico particolare, non è recuperato al 100%, è recuperato sul piano clinico, ma non è ancora un calciatore e non è ancora il calciatore devastante che faceva una coppia devastante con Bonucci. Se lui lo fa giocare titolare, vuol dire che le pressioni interne e esterne, certo, le pressioni mediatiche, le pressioni psicologiche, le pressioni fisiche a parole hanno avuto il meglio sui suoi convincimenti, un segnale molto chiaro. Allora, mi auguro di no. Certo, io rimango affezionato a Sarri, quindi mi viene sempre, capisco di essere impopolare, mi viene di augurargli tutto il bene possibile, magari non alla Juve, ma insomma 3 anni di sarrismo mi hanno fatto divertire, quindi io questo non lo dimentico, i discorsi tra di me, di queste robe qua, non mi hanno mai riguardato e continuano e continueranno per sempre a non riguardare, parliamo di professionisti che lavorano e va bene così. Allora, grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Francesco Impranca, a voi buona serata, ciao Massimiliano Bonardi, ciao Pasquale, grazie e buona serata a tutti. Grazie a te, l'appuntamento è per la prossima settimana e anche se Napoli questa settimana riposerà, noi sempre e comunque diciamo forza Napoli. Assolutamente sì. Grazie e buona serata. Ciao.